quindi non possono essere svelate, non ve le possiamo dire. Quindi chiaramente ce la siamo dovuta inventare. Spero che sia esplicitamente capace di esprimere ciò che un po' abbiamo detto stamattina. Ecco, voi vedete qui, per rappresentare proprio come l'amore e misericordia di Dio è il mistero grande, abbiamo pensato a questa dinamica con due bicchieri diversi, proprio come l'uomo e la donna, no? Tra loro sono molto diversi, vedete questa un po' più panciuta secondo me è la donna, no? Che è chiamata generalmente. E l'uomo è questo un po' più alto e fino, no? Non è sempre così, però va bene. Il bicchiere, in realtà, l'abbiamo messo perché rappresenta il serbatoio del nostro cuore, cioè il nostro bisogno di amore e di misericordia, che chiede di essere riempito sempre, che in definitiva chiede una pienezza d'amore. Il liquido, come vedete, contenuto già in questi due bicchieri, noi lo abbiamo già posto lì, ma è quello che è la nostra capacità naturale di amare, quella che un po' corrisponde a quanto abbiamo ricevuto fin dalla nostra nascita, perché alcuni chiaramente l'hanno ricevuto di più, perché ci hanno avuto una famiglia felice, unita, stabile, eccetera. Alcuni un po' meno, no? Altri quell'acqua limpida, con le proprie esperienze affettive e fallimentari l'hanno un po', come dire, un po' tolta dal bicchiere, un po' dispersa. Il colore di questo liquido, appunto, infatti, non è trasparente. Non è trasparente perché ognuno di noi non ha ricevuto un amore perfetto. E inoltre, nella vita, ognuno di noi lo ha sporcato. E ciò che aveva comunque sperimentato, forse anche con il peccato, tutto questo ha creato un risultato visivo diverso da quello che obiettivamente noi vorremmo colmare. In definitiva, il liquido torbido non è altro che il frutto del peccato originale, in poche parole, con cui ognuno di noi nasce. Tutta l'aria dentro il bicchiere e intorno al bicchiere non è visibile, ma in realtà è il nostro desiderio, la nostra necessità di essere amati, di essere riempiti dunque, di colmare questo vuoto del nostro cuore, o meglio, quello che pressappoco riusciamo noi a percepire, perché noi percepiamo meno di quello di cui abbiamo bisogno, veramente, perché se no moriremmo. Se noi sapessimo di quanto amore abbiamo bisogno, entreremmo in un'ansia e una frustrazione tale che veramente un po' appartiene a chi veramente non ha un briciolo di questo amore, no? Invece, diciamo, rimaniamo un po' incoscientemente in un equilibrio, però questo amore, guardate, non è solo questo dentro il bicchiere, è tutta l'aria e l'universo che circonda questi bicchieri. Capito? Questo, il nostro cuore è fatto per questo infinito amore. Non è solo l'aria, guardate che questi bicchieri sono aperti, l'aria non è solo qui dentro, è tutta No, questa. io pensavo nel recipiente. No, 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 non è recipiente. No, no, è l'aria, questa deve essere colmata. Ok? Va bene. Beh, se ci pensate non smetteremo mai di mangiare cioccolata a qualcuno, vero? Le donne lo sanno. Le coccole non ci mancano. Sono i bambini, più gli dai affetto e più ne vorrebbero, più ne dai più ne vorrebbero, proprio. Vabbè, comunque Dio ci ha fatto così. Non siamo bastevoli di amore umano per quanto caldo e forte possa essere stato anche sia l'amore dei nostri genitori che poi di nostro marito o di nostra moglie. Esso stesso non ci riempie mai completamente, tanto che a un certo punto, se non lo alimentiamo, rischiamo proprio di allontanarci per cercare altro, perché la sete è terribile. L'amore dunque che riceviamo dal partner, per quanto grande sia, non riesce e non riuscirà mai a completare il nostro desiderio d'amore. Vediamo un po' un attimino, no? Facciamo un esempio. Due si incontrano, si innamorano e cominciano a fare questo, guarda, cominciano a versare l'amore che hanno nel cuore, lo cominciano a donare o a pretendere che l'altro. Perché sono stati anche abituati, perché quello Anche questo, è stato. noi per esempio alle coppie di fidanzati diciamo sempre che spesso quando ti innamori stai al centro del mondo e aspetti che è l'altro che debba riempire il tuo vuoto d'amore, capito? Quindi ah, quella è giusta per me, quindi Dio sta al centro e l'altro dovrebbe riempire tutti i tuoi. Quindi diciamo l'amore dell'innamoramento è un po' egoistico, diciamolo. E quindi incontri l'altro, ci proietti come colui che è pieno, lo vedi pieno, invece non è per niente pieno, e quello sì, io quello è giusto, mi riempirà di tutto l'amore del mondo.
mi piace le effusioni, le carezze, i baci, eccetera, no? Per esempio, io dico, no, la convivenza può essere questo. A un certo punto decidi di cominciare a scambiare quell'amore, tocchi i corpi, si cominciano a toccare, sono indeformabili i nostri cuori, i nostri corpi, perché uno è in un modo, uno è nell'altro, e ci si comincia a scambiare questo amore. Diciamo, pensiamo all'amore maturo, no? Adesso due che si incontrano, non sono di fede, ma hanno una buona maturità affettiva e spirituale, hanno capito che l'amore è una capacità di dono. Quindi io mi dono, riesco addirittura a non avere paura del vincolo. Mi sposo in comune, dico sì davanti a tutto il mondo a te. Comincio ad amarti per quello che sei, ti accetto con i tuoi limiti. Perché no? Ci sono amori in comune che durano, ragazzi, eh? Perché noi dobbiamo capire la differenza, eh? Ok? Allora, che cosa succede? In questo amore, diciamo, di coppia riesce ad essere donativo. Allora sì, riesco anche addirittura a dire ti dono tutto me stesso, mettiamo in comune tutto quello che ci abbiamo, guardate. Oh, questo è il matrimonio in comune, guardatelo bene. Questi due hanno aumentato, hanno messo insieme la loro capacità di amore. Poi le gocce sono andate fuori, perché non è che ci azzecchiamo sempre dall'amore all'altro, Spesso ci sbagliamo, lo buttiamo fuori qualche goccetta, però diciamo che mettiamo, anche mettessimo tutto in comune. Guardate questi due, hanno messo tutto completamente in comune. Allora, è un bel amore maturo, si sono abbastanza riempiti, ma guardate, i loro vuoti sono stati colmati completamente? L'uno è forse riuscito a colmare tutti i vuoti dell'altro? Bene, esiste un vincolo, si sono uniti. Guardate com'è sto vincolo. Com'è? È umano, è instabile. Non è instabile? Direi che sì. Proviamo addirittura a vedere quanto questo vincolo, no? Sia soggetto all'intemperie, e comincia ad arrivare qualche scossa. Allora quello dice, oddio, arriva un terremoto, lui comincia un po' a sbandare, ecco che succede, si comincia a perdere acqua da tutte le parti. Guardate, vedete che questa diventa una condizione di stress proprio, fino a che vedete che questa situazione comincia a diventare veramente instabile. Cioè l'altro è cambiato, non è più quello che ha sposato, non sei più te. Una volta eri dinamico, ora sei diventato un poltrone, sei uno che stai sempre lì a guardare la televisione, non mi fai una carezza, non mi dai un bacio. Quando eravamo innamorati all'inizio dei tempi. Baby, se tu mi amassi. Eravamo belli. Se tu mi amassi. Se tu mi amassi come il primo giorno, vai. Ma basta, se vuoi. Guardate, stanno facendo acqua da tutte le parti. Ci devo entrare io. Da tutte le parti, perdono acqua da tutte le parti. E è acqua sporca. Sta registrando, già. Non è acqua limpida, qui si fa i danni. E fino a che, attenzione. Quando? Non ti preoccupare, farò finché finisco. Questa situazione diventa motivo di. Guardate, perché poi quando ci sono le differenze, questo vincolo, vedi, non ciocca più. Non c'è nessuna cosa che lo colleghi. Allora. Ti svuota il cuore, vuoto. Questa è la separazione. Questo è l'amore gestito solo umanamente. Oppure ti sopporti per tutta la vita in quella situazione. Ho dato tutto per te, e ecco questo, tu non mi hai dato più niente, a un certo punto ho smesso di dare. Allora che devo fare? Forse è meglio che ci sia. Mamma, è finito. E qui vediamo, facciamo un po' di domande. Allora, cosa fare per divenire capaci di un amore misericordia grande che resista anche alle scosse più dure della vita? Io non ci credo in Dio che amore ha pensato di mettere l'uomo e la donna in questa condizione, così no, non è possibile. Sicuramente è un progetto di unione di felicità e di pienezza, ok? Che supera ogni difficoltà, è pronto a intervenire perché questo progetto di unità si realizzi. Io vi lascio in sospeso, perché cosa può dare? Io vi lascio con queste domande, poi vediamo il film. Vediamo il film fino a questa condizione qui. Attenzione, perché poi lavoreremo in gruppo, poi ritorneremo e vedremo cosa fa Dio. Perché cosa può dare Dio in più ad una coppia che abbia raggiunto anche una piena maturità nel lavoro umano, che comunque è stabile? Cos'altro possiamo fare con questi due bicchieri? Che comunque, guardate, rimane
rimangono di un materiale indeformabile, perché è pure vero che noi possiamo cambiare, però noi per amare dobbiamo accettare la persona così com'è, non è che... E quindi senza pretendere di cambiare l'altro per creare un'unità ancora più grande. Allora io vi do anche questa sfida perché voglio che voi pensiate e poi lo proponiate dopo che avete lavorato in gruppo cosa si può fare di questi due bicchieri per aumentare l'unità fra queste due realtà indeformabili. Vediamo se trovate la soluzione. Ok? Ancor più, come può Dio venirci incontro quando questo amore condiviso e ormai vincolato smette di impegnarsi a mantenere equilibri e comincia a sporcarsi, ad intorpidirsi di egoismo? Perde acqua da tutte le parti, c'è tradimento, offesa quotidiana, i due si agitano e perdono acqua sporca da tutte le parti.